che il suo intervento, i suoi scritti, i suoi interventi pubblici sono legati strettamente, non solo naturalmente, ma ad un tema che è di strettissima attualità: come occuparci in modo serio di un tema che molti, troppi, trattano con superficialità, o meglio con un'attenzione superficiale, che è il tema della globalizzazione. E come avete visto dalle locandine che sono in tutto l'istituto e che abbiamo preparato per questo appuntamento, il professore ci ha dato un titolo che vuole toccare questo tema sia dal punto di vista filosofico, visto che lui è un filosofo, ma anche della tecnica e della sua relazione con la politica. Molti di voi sanno, perché abbiamo dato dei materiali con la collega Ghilardi, che è qui davanti, dall'ultimo volume del nuovo manuale della Bagnano. Il professore è citato su questo manuale, quindi proprio c'è un capitolo dedicato a questo. Speriamo che abbiate un po' studiato, un po' approfondito. Le domande che sono pervenute sono abbastanza interessanti. Ma vorrei ricordarvi che quelli di voi che avessero per caso l'intenzione di dedicarsi alla filosofia potranno incontrare il professore che a Roma 3, all'Università Roma 3, dove insegna filosofia morale e filosofia politica? Filosofia politica e filosofia teoretica. Teoretica, ecco, ancora più impegnativa, mi rendo conto. E nello stesso tempo, oggi che non esiste più la facoltà, sei il direttore però del presidente, si dice oggi, della scuola di filosofia, lettere e filosofia. Sì, perché le facoltà sono scomparse in questa definizione, ma sono stati creati dipartimenti più complessi nelle università che raccolgono una molteplicità di indirizzi affini. Quindi vi prego di prestare la massima attenzione. Avete ricevuto tutti in copia le prime pagine di questo volume importantissimo che il professore ha scritto su filosofia e globalizzazione, e mi auguro che prendiate seriamente appunti, visto che tutti dovete fare la maturità e che certamente questo è un tema che ci riguarda molto da vicino nel preparare gli esami, sia per la prova scritta, la prima prova scritta, la prova principe degli esami, sia naturalmente anche e soprattutto per il colloquio orale. Quindi mi raccomando, la massima attenzione. Grazie. Prego, professore. Bene, ringrazio molto la professoressa Stefania Buccioli per questo invito. Sono felice di essere qui con studenti giovani, diciamo più giovani di quelli che ho abitualmente all'università, ma ho un training abbastanza notevole con i licei. Prima di insegnare all'università, i primissimi anni della mia vita ho insegnato anche in una scuola media inferiore sulle montagne del Mugello. Mi sono laureato a Firenze, poi ho insegnato i primissimi tempi prima di inserirmi nell'ambito della ricerca. Sono stato 5 anni in Germania, poi negli Stati Uniti e poi sono finalmente riapprodato in Italia. Quindi ho girato molto, cioè non è di adesso, non è degli ultimi tempi la tendenza dei giovani ad andare fuori perché non riescono a trovare lavoro in Italia. Vi posso assicurare che anche la mia generazione ha avuto problemi analoghi. Sono dovuto stare bene o male sui 6 anni in giro per il mondo prima di poter rientrare in Italia con un lavoro. Dunque, questo significa che è importante la tenacia, la pazienza e soprattutto l'apertura rispetto al mondo. Oggi si parlerà del tema del governo del mondo, del tema della globalizzazione. Riuscite a sentirmi bene o no? Riuscite a sentirmi bene? Perché sento che... Sì, mi sentite bene? Allora, vediamo un po' di alzarlo così. Ora mi sentite meglio? Sentite meglio? Benissimo. Il tema della globalizzazione è un tema molto,
molto rilevante, cruciale. Io lo vorrei affrontare oggi attorno a questi, diciamo, tre nodi, no? L'economia, la tecnica e la politica. Ovviamente sono tre nodi, sono tre dimensioni che oggi possono essere affrontati in maniera efficace proprio a partire da un approccio di tipo filosofico. Io non difendo, badate bene, la filosofia dal punto di vista del sapere umanistico. Alcuni amici, colleghi hanno recentemente fatto appelli in difesa della filosofia omologandola al sapere umanistico. La filosofia non è soltanto sapere umanistico. E questo è molto importante per il mondo globalizzato in cui ci accade di vivere all'inizio del XXI secolo. La filosofia torna a essere oggi nel mondo globalizzato, torna a essere una dimensione, una pratica del pensiero, una dimensione e una pratica del pensiero. Insisterei molto su questo punto, no? La pratica del pensiero. È una pratica del pensiero che ha a che fare non soltanto con la materia letteraria, le humanities, le humanitates, no? Ma a che fare anche e soprattutto con le nuove sfide del sapere scientifico, le nuove sfide della tecnica. Cioè ci dobbiamo mettere in testa, ma penso che voi giovani lo sappiate meglio di tutti gli altri, che viviamo in un mondo che per essere compreso richiede di andare al di là della divisione tradizionale tra quelle che sono state chiamate le due culture, la cultura umanistica e la cultura scientifica. Oggi i migliori scienziati sanno che molte delle loro intuizioni, delle loro scoperte scientifiche, non sarebbero avvenute senza una suggestione legata alla musica, o legata a un romanzo, o legata a una poesia. È abbastanza singolare oggi notare come i migliori scienziati oggi dicono: io ho fatto una scoperta scientifica proprio in quanto ho tenuto conto delle innovazioni del linguaggio estetico, del linguaggio artistico. Faccio soltanto un esempio. Voi giovani tutti conoscete quel grande scienziato e cosmologo che si chiama Stephen Hawking, è noto perché sta sulla sedia a rotelle, è progressivamente paralizzato, comunica con un computer, eccetera. Ma pochi sanno che la scoperta dei buchi neri, cioè dell'antienergia, un'energia che non va verso l'esterno ma va verso l'interno, cioè quindi produce un effetto di implosione, e che sono i buchi neri, che sono larga parte della materia oscura che abbiamo nell'universo. Questa scoperta dei buchi neri da parte di appunto Stephen Hawking è avvenuta grazie all'apporto di un suo collaboratore, un matematico puro, che si chiama Roger Penrose, il quale quando ha dovuto rispondere alla domanda di un giornalista che gli chiedeva: ma lei com'è che è riuscito a individuare il modello matematico che poi ha consentito a Hawking di scoprire i buchi neri, quindi questa sorta di energia che va all'incontrario, che risucchia l'energia e dunque anche la luce, è per questo che buco nero, no?
lui ha risposto in una maniera abbastanza incredibile. Beh, io avevo la possibilità di infiniti modelli matematici. Ho selezionato quei pochi, quei 3-4, che mi sembravano esteticamente più convincenti. Ha scelto quelli, quei modelli che gli sembravano dal punto di vista estetico migliori, più belli in qualche modo. Ed è anche un esempio incredibile di come il lavoro scientifico sia legato in qualche modo, sia legato oggi ai livelli alti, eh? Non parlo di quelli che dicono con la cultura non si mangia o con la filosofia non si mangia, perché queste sono delle vere e proprie trivialità. Nessun algoritmo, nessun modello formale, importante, quello con cui si costruiscono i dispositivi più sofisticati, può essere creato senza un lavoro teorico, e dunque senza quella potenza dell'astrazione che è indispensabile proprio a creare delle innovazioni anche tecnologicamente importanti. Io ho un carissimo amico e parente, tra l'altro mio cognato, che è un imprenditore molto legato alla pratica. Essendo toscano, ogni tanto mi fa delle battute. Ci dobbiamo abituare alle battute dei toscani, dal momento che, come vedete, i toscani in Italia emergono anche ai vertici della politica, quindi fa frizzi, lazzi, battute in continuazione, e mi dice sul suo macchinone, dice: o tu che sei filosofo, devo un po' capire queste cose. Dico: ma tu stai guidando questa splendido SUV della Mercedes con tutti gli apparati tecnologici del caso, quindi una macchina che è un vero esempio di innovazione. Dico, secondo te chi ha modellato il progetto per questo SUV super tecnologico è uno che somiglia come testa più a te o più a me? E lui rimane un po' scioccato, dice: no, forse tu hai ragione, e te tu c'hai ragione, e forse somiglia un pochino più a te che a me, dice. Che una persona, lui che è uno pratico, alla fine si rende conto che anche i dispositivi più utili alla pratica, quelli più utili alla pratica, provengono da forme di sapere che, secondo una logica triviale, appaiono inutili. Inutili. Un mio carissimo amico e collega storico delle idee, storico del pensiero, che si chiama Nuccio Ordine, ha pubblicato un libretto che sta avendo un certo successo sul mercato, un libretto molto anche semplice e divulgativo, che si chiama L'utilità dell'inutile. È molto ben organizzato e non è una tesi nuova. Lui ha avuto il merito di saperla tradurre in un saggio con appendice di testi, con un'antologia di testi, in un saggio molto efficace e molto divulgativo, no? Ma in realtà questa tesi dell'utilità dell'inutile è una tesi che è venuta fuori nel dibattito filosofico soprattutto nel periodo fra le due guerre, più o meno nel periodo in cui è nato questo edificio, negli anni 30, no? L'utilità sono tutte quelle pratiche del pensiero che noi consideriamo inutili, quelle più astratte, quelle che poi alla fine ci permettono di creare un mondo di tecniche, un mondo anche di pratiche, di procedure, che risultano non soltanto utili, ma essenziali alla nostra vita.
Cosa significa questo all'interno ovviamente di una analisi del mondo globalizzato? Il mondo globalizzato oggi è un mondo sempre più segnato dal fenomeno della contemporaneità, cioè sembra che ogni cosa che avviene in questo mondo avviene in tempo reale, in real time, in tempo reale, avviene cioè simultaneamente. Cioè il tema della contemporaneità che è al centro, guardate bene, al centro della riflessione filosofica a partire dall'Ottocento, e in particolare vi nomino tre autori, anzi quattro, che conoscete, chi ha studiato filosofia naturalmente li conosce bene: Kant, Hegel, Marx, Nietzsche. Sono quattro autori che hanno cercato di comprendere la filosofia in rapporto al contemporaneo, in particolare Hegel, no? Per la prima volta con Hegel si dice una cosa che non era stata mai detta prima, cioè che l'oggetto della filosofia non è soltanto l'essere, il mondo, ma oggetto della filosofia è anche il tempo storico, il presente, cioè l'oggetto della filosofia è il presente. La filosofia ha sempre avuto come oggetto la natura, i fatti che avvengono nella natura, anche se volete i fatti della politica come oggetto della filosofia politica, le diverse forme di governo che si succedono come se fossero degli eventi naturali, anche se accadono nella società, ma per la prima volta con Hegel si dice la filosofia ha come suo oggetto il presente. E per la filosofia ogni epoca storica la possiamo leggere soltanto alla luce della contemporaneità, alla luce del presente, del contemporaneo. Questo è quello che la filosofia ha individuato a cavallo tra la fine del Settecento e l'ultimo scorcio dell'Ottocento. Oggi noi, con il mondo globalizzato, siamo davanti a una nuova sfida: come leggere il presente, come concettualizzare il presente, come disporre di concetti che siano in grado di farci comprendere che cos'è la globalizzazione, quali sono le linee strutturali, se volete, le logiche del mondo globalizzato. E allora vengo a denunciare le mie tesi. Sono delle tesi molto, molto sintetiche che vi propongo anche nella prospettiva di aprire poi con voi una discussione, perché io penso che il bello di questi incontri è la possibilità che poi si dà di discutere tra di noi. E vi dico senza retorica, la mia intenzione stamattina non è quella di insegnare a voi qualcosa. Sì, vi dico quello che io ho pensato. Ognuno di noi, anche chi insegna, e questo l'ho imparato dai grandi, anche chi insegna sa che la prima cosa che deve fare è ascoltare dopo gli altri per imparare qualcosa anche lui. E guardate bene, si può imparare anche da una osservazione apparentemente ingenua che ci dà una diversa angolazione prospettica sul mondo. Quindi la mia intenzione dopo è quella di ascoltare voi e imparare da voi anche. E questo è il bello.
quando io dico lei professore o maestro, eccetera, eccetera, perché appunto i miei lavori sono bene o male noti anche in giro per il mondo, tradotti, eccetera, dico ma non ci sono né maestri né allievi. Siamo tutti quanti dei naviganti del sapere che dobbiamo cercare di interagire fra noi, e l'unico modo serio di studiare, non si smette mai di studiare, è sapere che bisogna continuare a imparare. Continuare a imparare. E guardate bene, non si impara unicamente, ve lo dico ovviamente, io amo i libri, ho una biblioteca di circa 25.000 volumi, che spero che diventino poi la base di una fondazione, anche perché sono molto selezionati, eccetera. Ma non si impara unicamente dai libri. Qui dobbiamo ricordare il nostro grande, uno dei maggiori filosofi italiani, anche se non era soltanto filosofo, anche lui fiorentino, guardate. No, quell'altro a cui alludevo in realtà è di Pontassier, è un po' fuori, eccetera, ma è un grande fiorentino di cui si è celebrato il quinto centenario della sua opera più nota al mondo, che è Il Principe, cioè, ovviamente alludo a Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli dice: si apprende a capire il mondo, si comincia a capire il mondo, si apprende il metodo giusto per conoscere il mondo in due modi sostanzialmente: attraverso il costante confronto con i classici, diceva lui, con i grandi classici del passato, e poi però soprattutto con la esperienza delle cose presenti. Esperienza delle cose presenti. Noi dobbiamo sapere che i libri servono, ma i libri servono perché ci devono aiutare nella comprensione del nostro presente, e se volete anche nella proiezione verso il futuro, che richiede forse qualcosa di più anche di quello che i classici ci hanno detto, a volte anche di più. Dobbiamo andare oltre, altrimenti se non facciamo questo, nessuno dei contemporanei potrà mai diventare un classico, perché come sono diventati classici? Sono diventati dicendo qualcosa di nuovo, aprendo una finestra nuova sul mondo. Ovviamente questo dobbiamo cercare di farlo individualmente, insieme collettivamente. Andiamo alle tesi, molto sintetiche. Prima tesi. Allora, che cos'è la globalizzazione? In primo luogo, questa che noi stiamo vivendo non è nella prima né l'ultima globalizzazione. Secondo un notissimo economista, premio Nobel per l'economia, ma come accade nel mondo anglosassone, a differenza che in Italia, anche filosofo morale, e parlo di Amartya Sen, nel mondo anglosassone, a partire dalla grande tradizione di Adam Smith, no? E gli economisti sono sempre stati anche dei filosofi. Ovviamente questo ve la dice lunga sulla spocchia un po' tecnicistica di alcuni scienziati dell'economia contemporanei, che inarcano il sopracciglio ogni volta che si confrontano con filosofi, eccetera, e
E poi magari non hanno previsto minimamente la crisi finanziaria del 2008. Infatti ogni volta dico sì, ma tu che dici di avere in mano le chiavi della scienza, come mai tu e la stragrande maggioranza dei tuoi colleghi siete stati colti di sorpresa della crisi finanziaria del 2008? Se guardate il mio libro, non per autocitarmi, perché è ridicolo autocitarsi, poi io penso che i libri poi non appartengono più all'autore. I libri, una volta che escono fuori dalla penna, non appartengono più all'autore, appartengono a quello che si può chiamare il cervello sociale, il general intellect. I libri non sono di proprietà di nessuno. Io li ho prodotti anche grazie all'esperienza delle interazioni che mi hanno modellato nel corso della mia formazione. E quindi io sono una, ognuno di noi è una, ma questo le donne lo sanno meglio di noi uomini, perché hanno un tasso minore di individualismo autoreferenziale, e sanno che hanno un rapporto col mondo, anche perché chi genera, diceva Hannah Arendt, quella parte dell'umanità che è destinata a generare alla nascita, che sa per esperienza cosa è la nascita, in qualche modo tende a dare minore valore all'orgoglio identitario, all'orgoglio dell'io, perché mette al mondo creature. Guardate bene, questo è un punto molto bello, molto importante. Quindi noi non siamo unicamente noi stessi e basta. L'io è il risultato di una serie di intrecci, di influenze, di scelte. Io non sarei quello che sono se avessi incontrato diverse persone nel corso della mia vita, se avessi fatto scelte diverse nel corso della mia vita, sarei un altro. Guardate bene. Noi, il nostro io è il prodotto della nostra, e questo le donne lo sanno, le donne che scrivevano in silenzio i diari del corso dei secoli. Oggi la storia medievale, la storia moderna, la prima storia moderna, gli storici la fanno andando a guardarsi i diari femminili, i diari di quella parte dell'umanità che non ha avuto la voce ufficiale, che non aveva la voce ufficiale. E le donne, scrivendo i diari, sapevano che la nostra identità è un'identità puramente biografica, è una scrittura della vita, biografia. È uno scrivere la propria vita, guardate bene. E questo è molto bello, perché vale molto più di ogni retorica di dire basta col femminicidio, giustissimo, eccetera, ma le donne, prima che, come dire, rispettate, vanno comprese. E uno degli insegnamenti della filosofia contemporanea è quello di apprendere dalle donne. Che la filosofia era nata dall'apprendimento, dalla sapienza femminile. Allora, andiamo un attimo a vedere, andando al di là adesso delle cose, cioè l'economia va messa in rapporto con forme di comprensione, forme di concettualità che sono inevitabilmente anche filosofiche. E Amartya Sen, che economista e filosofo al tempo stesso, lo cito anche se non sono d'accordo in tutto con Amartya Sen, però
lui ha detto una cosa: tutta la storia è un susseguirsi di globalizzazione. Si potrebbe dire che l'intera storia è in qualche modo fatta di ondate di globalizzazione. Noi abbiamo alle spalle varie globalizzazioni. Abbiamo alle spalle la globalizzazione determinata dagli antichi imperi. Prima l'impero greco, l'impero di Atene, l'impero ellenistico, ma naturalmente poi gli imperi del Medio Oriente o dell'Estremo Oriente. Ma poi ci vengo a questo punto per capire la globalizzazione, anche la pluralità delle aree in cui si manifesta la dinamica di globalizzazione, perché questo poi è la cosa più importante da capire per orientarsi nel XXI secolo. E abbiamo la globalizzazione dell'impero romano in Occidente, e abbiamo poi anche la globalizzazione che segna la nascita della modernità con la scoperta del nuovo mondo. Cioè la modernità nasce globale, modernità nasce con l'apertura dei mari, con la conquista del nuovo mondo, che, badate bene, rompe i confini di una economia ancora chiusa, e anche, se volete, di una cultura ancora chiusa, e avvia un processo di crescita enorme dell'Occidente, cioè dell'Europa naturalmente, perché fino alla scoperta del nuovo mondo l'Occidente coincideva con l'Europa. Questo già significa, quando io dico la globalizzazione è il presupposto della modernità, la modernità nasce globale, io dico una cosa che è in contrasto con la tesi di alcuni cari amici e colleghi sociologi, in particolare il mio vecchio amico sociologo inglese Anthony Giddens, che dice: la globalizzazione è la conseguenza della modernità. Sì, questa globalizzazione è la conseguenza della modernità, ma la modernità nasce da da un'apertura dello spazio che fa entrare in campo la dimensione di uno spazio globale. Quali sono i paesi che comprendono meglio questa? Sono i paesi che poi hanno determinato il condizionamento culturale del nuovo mondo, del continente americano. Cioè l'Inghilterra da una parte, la Spagna e anche il Portogallo naturalmente dall'altra parte. Loro quelli che, e infatti si ripartiscono l'influenza, la tradizione culturale e linguistica delle Americhe, di quella che non è l'America ma è le Americhe, no? Questa è l'espressione, questa pluralizzazione è frutto di un grandissimo antropologo brasiliano che ha scritto un libro importante, un'opera importante, Le Americhe e la civiltà, e che si chiamava Darcy Ribeiro, uno dei grandi antropologi contemporanei. Quindi a nord noi abbiamo l'impatto, l'influenza dell'Inghilterra, e a sud quella della Spagna e naturalmente del Portogallo, che poi condiziona quella paese, continente enorme, appunto, che è il Brasile. Ma cerchiamo di capire un attimo come ha funzionato questa prima globalizzazione. La prima globalizzazione ha
ha consentito, e lì c'è stata la grande intuizione del più grande sovrano, del più grande sovrano dell'età moderna, Elisabetta I d'Inghilterra, più grande sovrano, che a un certo punto decide, fa una scommessa che sarà decisiva per la storia del mondo, e cioè basta con le beghe diplomatiche e bellicose del continente europeo. Il futuro dell'Inghilterra non è sulla terra, non è sul continente, ma è sul mare. La potenza inglese sarà una potenza marittima, non sarà una potenza territoriale, perché attraverso le terre d'oltremare noi ricaveremo quelle materie prime che consentiranno uno sviluppo straordinario, economico straordinario. Ve li immaginate il decollo industriale dell'Europa che porterà all'Europa questa diciamo piccola sezione del mondo, questa piccola diciamo parte del mondo, a diventare per alcuni secoli il soggetto egemone della storia mondiale? Ve li immaginate il decollo industriale dell'Europa senza le materie prime ricavate dai paesi colonizzati, per un verso dalle Indie e per l'altro verso dal continente americano? Ve li immaginate la crescita degli standard di vita della popolazione europea, anche degli standard alimentari, senza i nuovi prodotti provenienti dal nuovo mondo? È impossibile immaginare la pizza senza la scoperta dell'America. I pomodori dov'erano? Non avevamo i pomodori, non avevamo le patate, non avevamo tante cose che poi sono servite in qualche modo a determinare uno sviluppo sia delle condizioni produttive, sia delle condizioni, come dire, materiali di autoriproduzione della popolazione nella Europa moderna. Quindi il problema naturalmente che ci dobbiamo porre è che la modernità nasce globale, però al tempo stesso la modernità determina all'interno del suo sistema la nascita del soggetto politico più integrato e potente che mai sia stato fino ad allora conosciuto, e cioè lo Stato moderno sovrano. Quindi all'interno della modernità noi abbiamo un fenomeno duplice. Per un verso abbiamo la spinta globalizzante, la spinta mondializzante, quella che ci porta alla rottura dei confini tradizionali, e quindi la famosa apertura dello spazio, lo spazio aperto della modernità. E molti hanno detto il contrasto tra terra e mare, la modernità in qualche modo nasce come fenomeno
di apertura dei mari, dunque come fenomeno marittimo, fenomeno marittimo. E per l'altro verso però questo elemento continentale, questo elemento terraneo, cioè legato alla dimensione territoriale dei confini, che è la condizione per la nascita degli stati, dello Stato moderno. Lo Stato moderno. Quando io parlo di Stato e consiglio anche a voi giovani, quando adoperate il termine Stato, di adoperarlo in senso specifico. Certo, in senso lato uno può dire che la polis greca era una città-stato, è corretto anche dirlo così, o che abbiamo lo stato degli Incas nello spazio mesoamericano, dell'America centrale, lo stato degli Incas, ma sono usi del termine stato molto impropri, molto generici, impropri. Lo Stato in senso proprio è lo Stato sovrano, dotato di un vertice e di un centro, dotato di confini certi, rigidi. Questa figura, questa forma di associazione è tipicamente moderna. Ancora una volta, non è una curiosità, ma è molto indicativo. Voi sapete chi è il primo che adopera il termine Stato nella modernità? Il primo, Machiavelli. Prima di Machiavelli non esisteva il termine Stato. Esistevano vari termini, Repubblica, Associazione Politica, Impero, c'erano vari termini che indicavano le forme associative, ma c'era poi un'espressione, status rei publice, che vuol dire la situazione, lo stato attuale della Repubblica. Machiavelli è il primo che, a partire da questa espressione, status rei publice, determina una perastratizzazione, il sostantivo nuovo, quel meraviglioso incipit del principe scritto in volgare, cioè nel fiorentino, in quello splendido fiorentino rinascimentale, che dice: tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto e t'hanno imperio sopra agli uomini sono stati finora o repubbliche o principati. Guardate che bello, la prima volta che un autore usa il termine Stato, introduce il termine Stato come noi lo adoperiamo, prima volta. È importante questo. E quindi la modernità è insieme modernità globale e modernità statuale, cioè fonda il soggetto sovrano, quel soggetto sovrano che è quello, come si vedrà, che è entrato in crisi esattamente a partire già dai primi del Novecento e soprattutto oggi nella dinamica dell'attuale globalizzazione. Come concettualizzare questa strana cosa per cui la modernità è per un verso una modernità globale nel suo DNA e per l'altro verso però crea questo congegno che è lo Stato sovrano territorialmente chiuso in confini ben determinati, e che ancora oggi naturalmente pone dei problemi, perché il fenomeno migratorio viene regolato sempre attraverso una regolamentazione dei confini, no? Ebbene, come si può? Ebbene, qui c'è se voi prendete un testo come
il testo del 1848 scritto da Marx ed Engels, famoso manifesto del Partito Comunista, sembra che la modernità capitalistica sia una modernità la cui unica vocazione è la rottura delle frontiere. Se prendete soprattutto la seconda parte del manifesto di Marx ed Engels, viene fuori, sembra una descrizione della globalizzazione contemporanea. Non ci sono più frontiere, il mercato mondiale non conosce più frontiere, si fa beffe dei controlli frontalieri, quindi un carattere, una vocazione transfrontaliera, no? dell'economia, e vi è una comunicazione che rompe gli steccati dei confini tra un paese e l'altro. I trasporti, le tecniche, sembra una descrizione della globalizzazione contemporanea. E per altro verso noi abbiamo invece nello stesso Marx un'analisi delle forme di chiusura autoritarie, dispotiche degli stati, l'analisi del bonapartismo, l'analisi dello stato prussiano e tutta quanta una serie di altre analisi determinate che lui fa in politica. Bene, come si concettualizza questo? Io ricorro a una coppia concettuale che ho ripreso, rielaborato da un grande sociologo italiano, ma che ha insegnato però gli ultimi decenni della sua vita negli Stati Uniti, che si chiamava, che è morto non molti anni fa, si chiamava Giovanni Arrighi, che ha scritto opere molto importanti, tra l'altro un'opera, l'ultima sua importante, si chiama Adam Smith a Pechino, e arriveremo dopo a parlare anche della Cina in particolare. Ebbene, la coppia concettuale che Arrighi ha introdotto e che ci serve a capire il mondo anche di oggi è la coppia principio di mondialità, principio di territorialità. La modernità, l'economia moderna, ma anche la società moderna, anche la politica moderna, sono determinate dalla compresenza di due principi: principio di mondialità e principio di territorialità. Spinta globalizzante e spinta invece alla riterritorializzazione, come viene chiamato, processo di deterritorializzazione e processo di riterritorializzazione. Quanto più si espande verso l'esterno, l'Occidente avverte il bisogno di organizzare il proprio ordine, ridefinendo i confini, i propri confini esterni, come se vi fosse, ma questo è, gli autori postcoloniali, i grandi intellettuali postcoloniali l'hanno detto, come se vi fosse un rapporto molto stretto fra l'apertura di tipo colonialistico, la proiezione verso il fuori di tipo colonialistico e la fissazione di confini, appunto di confini interni. L'identità dell'Occidente, da questo punto di vista, a partire dalla modernità, e quindi a partire dal fenomeno della colonizzazione transcontinentale, perché poi naturalmente fenomeni di colonizzazione
all'interno del Mediterraneo, ne abbiamo avuti tanti nel corso dei millenni, ma questo fenomeno della colonizzazione transcontinentale fa sì che da quel momento in poi l'identità dell'Europa e l'identità dell'Occidente non sono più separabili dalla relazione con l'altro, dalla relazione con il soggetto appunto subalterno coloniale. Cioè il soggetto subalterno coloniale è in qualche modo un fattore costitutivo e fattore costitutivo della determinazione della nostra identità. Sono degli input che vi lancio, e naturalmente poi ognuno di voi può dire la sua. Importante è avanzare delle prospettive di analisi, in qualche modo. Ognuno può avere la posizione, però ecco quello che dovete un po' sapere: io amo molto la dialettica, però la dialettica è argomentazione anche, occorre in qualche modo trovare delle chiavi di spiegazione, anche perché questa idea dell'identità occidentale, che non è più separabile dalla relazione con l'altro, è una idea che, per chi abbia una cognizione del dibattito, del grande dibattito culturale che abbiamo avuto dall'Ottocento fino ai giorni nostri, quindi oltre un secolo, dibattito culturale, è comune a tutte le tendenze ideologiche e politiche, da quelle di estrema sinistra a quella di estrema destra, tutte. Quindi ogni analista intelligente, dagli analisti di estrema destra come Carl Schmitt, ad esempio, lo stesso Heidegger per altri versi, o quelli di estrema sinistra come l'analisi, come dire, che viene fatta dagli autori del marxismo radicale, in fondo convergono nell'idea che qualcosa di nuovo è accaduto nella storia d'Europa e anche nell'identità europea con la nuova spazialità coloniale, naturalmente post-coloniale, perché oggi il colonialismo oggi non c'è più, però ha alle spalle la storia coloniale. E andiamo un attimo al punto, e questa, diciamo, compresenza di principio di mondialità e principio di territorialità è anche una coabitazione conflittuale, non è unicamente una compresenza, è anche una coabitazione conflittuale. Guardate bene, con due tipi di conseguenze. Vedo due giovani che ridacchiano là. Vi vedo perché voi dovete sapere che quando avevo la vostra età ero abilissimo nello scherzare durante l'esposizione, ma a differenza di voi non me ne facevo accorgere. È chiaro il messaggio? Poi se avete da dire qualche cosa di commento, io sono qui per molto aperto a qualunque tipo di argomentazione e di obiezione, va bene? Con il massimo rispetto, quindi non è che... Allora, no, ma rispetto anche da parte mia verso il loro atteggiamento. Se c'è qualcosa che non vi convince, benissimo, io so, appunto. È complesso il discorso. Dunque, trovate che il discorso è un po' complicato e va semplificato un po'? O riuscite a seguirmi? Sì, dovete dirlo. Va bene, allora io cerco un attimo di tradurlo in termini un po' più semplici. Quando dico coabitazione conflittuale
dei due principi di mondialità e territorialità, intendo una cosa ben precisa, cioè intendo che la coabitazione conflittuale è una cosa più familiare che si può immaginare, come una coppia che vive nello stesso appartamento, lui non può fare a meno di lei e viceversa, ma litigano in continuazione come una coppia. In questo modo voi avete anche la chiave per capire questo pendolarismo, questa oscillazione, andirivieni che noi abbiamo all'interno dei diversi cicli, delle diverse fasi della economia moderna, dell'economia industriale moderna, se volete anche del capitalismo moderno, fra la tendenza a fare prevalere il mercato e la tendenza a fare prevalere lo Stato. E non si può, in realtà è impossibile separare il destino del mercato e il destino dello Stato nell'ambito dei quattro cinque secoli di storia moderna che abbiamo alle spalle, in quanto mercato e Stato, in quanto mercato e Stato sono intrecciati l'uno con l'altro. A volte noi abbiamo delle fasi in cui prevale il mercato, a volte delle fasi in cui prevale lo Stato. E badate bene, ogni volta che il mercato entra in crisi, entra in campo la ricetta della regolamentazione statale. Ogni volta che noi abbiamo una crisi del budget statuale, una crisi dello Stato, entra in campo la terapia che va verso il mercato. E questo è un modo per capire che il processo non è mai lineare all'interno della modernità. Non sono l'unica cosa che si può dire è questa, che oggi nessuno dei singoli stati nazionali, ivi compresi gli stessi Stati Uniti d'America, che sono in ogni caso, malgrado tutto, il paese più potente, sono in grado di reggere, di governare le attuali dinamiche di globalizzazione. E quindi occorrono istanze sovranazionali, post-statuali, che si collocano all'interno di una... Ma la cosa più difficile è immaginare oggi una politica, e lo vediamo anche la difficoltà dell'Unione Europea, immaginare una politica che si collochi al di là della dimensione della statualità, dal momento che il concetto moderno di politica è un concetto che è nato, è cresciuto, si è sviluppato a partire proprio dalla dimensione della statualità e della sovranità. L'Unione Europea è il sogno di una realtà post-statuale, che però ha molta difficoltà a tradursi in pratica, in quanto il governo europeo è soltanto un governo fondamentalmente tecnico, burocratico, amministrativo, monetario, ed è avvertito dalla maggior parte delle popolazioni, avvertito come una struttura impositiva. Ora, che cosa accade? Ancora 5-6 minuti e vi enuncio la mia analisi dell'attuale stato della globalizzazione. Noi ci troviamo in una sorta di
interludio, quella che un tempo si chiamava epoca di transizione, ma un interludio tra il non più del vecchio ordine internazionale, che era un ordine determinato dagli stati, guardate bene, dove anche le regole di mercato, come le regole del conflitto bellico, erano determinate da accordi fra stati, a un non ancora, quindi siamo tra il non più e un non ancora di un nuovo ordine sovrastatale, sovranazionale, che stenta a delinearsi. E non possono essere le Nazioni Unite un ordine di questo genere. Il governo del mondo non può essere, non può essere. Le Nazioni Unite hanno un limite ben preciso, le Nazioni Unite hanno un limite intrinseco di democraticità, proprio in quanto dipendono dalle decisioni inappellabili del Consiglio di Sicurezza. Ciò che decidono i paesi che fanno parte del Consiglio di Sicurezza in qualche modo è in grado di stabilire poi la linea delle Nazioni Unite. E quindi vi è anche hanno un diritto di veto su tutte quante le deliberazioni che si danno all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, diritto di veto. Il che significa che vi è un limite di democraticità dal punto di vista del controllo delle decisioni, quindi non possono essere le Nazioni Unite. Ma guardate bene, ma dire questo significa dire una cosa. Quindi noi non siamo più nell'epoca dello Stato, nell'epoca dell'ordine internazionale regolato da stati sovrani, ma non siamo ancora in una vera epoca sovrastatuale o sovranazionale. Siamo in una sorta di limbo post-nazionale. E questo naturalmente pone una serie di questioni. Ma qual è la configurazione del mondo? In questa sorta di interludio tra una struttura e un'altra si vede una cosa molto importante, affiora, no? Un fenomeno molto importante, e cioè che il mondo tende ad organizzarsi per grandi aree. E questo credo interessi molto a chi di voi è interessato alla comparazione soprattutto con gli altri continenti, con altre civiltà. E per grandi aree che in qualche modo declinano l'economia globale in maniera assolutamente specifica. Cioè vi è sì una economia globale, ma questa economia globale non dà luogo a un'unica forma di capitalismo globale, ma dà luogo a una pluralità, se volete, di capitalismi. Uso un'espressione un po' provocatoria, no? Vi sono varie declinazioni dell'economia capitalistica globale. Le grandi aree sono presto dette, e l'area nordamericana, che detiene ancora la leadership, l'egemonia, ma un'egemonia molto molto pregiudicata, fortemente pregiudicata, in particolare gli Stati Uniti, Canada. Poi abbiamo l'America Latina, il contesto iberoamericano, che ha dei colossi, il Brasile in particolare, ma anche l'Argentina, con tutta
anche il Venezuela per via delle materie prime, anche il Cile se volete. E poi abbiamo l'Europa che è in quella situazione che abbiamo detto, che potrebbe giocare un ruolo ma non riesce a giocarlo, e poi abbiamo il colosso asiatico che è determinato dalle due grandi paesi che sono l'India e la Cina, molto più naturalmente oggi del Giappone, che era visto negli anni 50, negli anni 60 era visto come il futuro. Invece oggi il futuro è la Cina. Cina, Corea, Singapore, Taiwan e naturalmente le regioni ricche dell'India. Guardate bene, noi quando pensiamo all'India siamo abituati a immaginare un paese di povertà spaventosa, con la gente che muore per fame ai lati delle strade. Sì, c'è anche quello, ma pochi sanno che l'India ha il ceto medio-alto borghese più ampio del pianeta, oltre 200 milioni di borghesi anche con un tenore di vita molto elevato, perché noi abbiamo nel sistema macchie di leopardo dell'India, noi abbiamo alcune zone depresse, alcune zone invece dove abbiamo livelli di sviluppo non soltanto produttivo ma anche tecnologico estremamente avanzati, e soprattutto la Cina poi. Per comprendere il fenomeno del decollo produttivo enorme, certo con molti problemi, con molte strozzature, ma lo straordinario decollo produttivo dei paesi asiatici, che sembrano sostituirsi all'Occidente per capacità produttiva, perché noi abbiamo paradossalmente nella scena globale questo tipo di situazione: finanziarizzazione in Occidente, cioè il capitale che si autoriproduce è sostanzialmente un capitale di tipo speculativo. E invece abbiamo produttività in Oriente, la produzione manifatturiera, ma anche poi il livello di produttività, appunto anche la tecnologia, sono avanzatissime in Oriente, mentre invece in Occidente noi abbiamo in Occidente una tendenza a produrre profitti unicamente attraverso gli interessi sul denaro. È una tendenza che risale lontano nel tempo, per alleggerire un po', e risale agli anni 80 ed è ben visibile nel cinema americano. Un film che alcuni di voi forse hanno visto, che 9 settimane e mezzo, c'è qualcuno che l'ha mai visto? Alzi la mano. Ah beh, un numero molto limitato di persone. Beh, un film noto per altre cose, per una storia, come dire, un flirt molto sexy tra due attori molto noti, ma il passaggio fondamentale del film è un altro. A un certo punto di questa storia, di questo incontro erotico, e lei a un certo punto chiede a lui, dopo vari incontri: ma tu che cosa fai, che lavoro fai? Come dire, è arrivata a chiedere una cosa che in genere si chiede subito, ma gliel'ha chiesto dopo vari incontri: ma tu che lavoro fai? La sua risposta è un segno del cambiamento dei tempi. Siamo in pieni anni 80 del secolo scorso.
e lui dice: io faccio soldi coi soldi. Era un broker. Io faccio soldi coi soldi. Quello è il segno del passaggio d'epoca. In Occidente l'economia sembra consistere in larga parte, certo, abbiamo ancora la produzione digitale di Silicon Valley, eccetera, eccetera, tutte queste altre cose, però abbiamo sicuramente anche produzioni in Occidente, ma fondamentalmente i guadagni in Occidente sono legati al capitale finanziario, alla finanziarizzazione. Mentre invece sembra che la produzione, la produttività interessi fondamentalmente all'Oriente, a dimensione orientale. E qui vi è da mettere in discussione, come ho cercato di mettere nel mio libro, di mettere in discussione fondamentalmente una previsione che era stata fatta dai grandi scienziati sociali, anche dai grandi economisti del secolo scorso, del Novecento. Un sociologo importantissimo che alcuni di voi sicuramente hanno sentito almeno nominare, Max Weber, uno dei probabilmente il maggiore sociologo del Novecento, che prima di morire, 1920, consegna una sorta di analisi comparata delle grandi civiltà, delle grandi culture, a partire dalle analisi di quelle che lui chiamava le religioni mondiali, le religioni universali, è bene o male il più avanzato quadro comparativo delle civiltà di cui ancora oggi noi, malgrado tutto, disponiamo. Lì Weber dice che, dopo avere teorizzato che lo sviluppo capitalistico in Occidente lo si poteva spiegare soltanto alla luce della prevalenza di un tipo di condotta etica, che era quella del protestantesimo ascetico, che puntava alla, appunto, il protestantesimo calvinista. Ebbene, a partire da quella ipotesi lui mette a confronto l'Occidente con altre civiltà, ma è durissimo il giudizio che dà in particolare sul confucianesimo e sulla Cina. Dice: il confucianesimo, e quindi la civiltà cinese, non ha un potenziale endogeno interno per poter dar luogo a una società dinamica e produttiva. È incapace. Perché? Perché il confucianesimo, a differenza del protestantesimo, appunto calvinista, puritano, non ha la prerogativa della libertà e dell'individualismo, ma è invece soggetto all'autorità, è sottomesso all'autorità e ha uno spirito etico di tipo comunitario, quindi non individualistico ma comunitario, non è assolutamente funzionale alla competizione, non è adatto alla competizione, alla competitività. Noi abbiamo invece visto come al contrario, proprio la dimensione etica comunitaria cinese sia in grado di produrre risultati in termini di produttività molto più elevati di quanto non riesca all'individualismo di tipo occidentale. Molto più efficace, a livelli molto più elevati. Sì, certo.
dico, però rispetto a quello che hai detto, che Weber dice sulla granitica adesione al principio d'autorità, anche questo però ritorna. Cioè, da un lato c'è questo versante di una logica cinese, se la vogliamo leggere con Marx. Ma sicuramente però sia la sottomissione all'autorità, sia la logica comunitaria concorrono entrambe a determinare la produttività. Vi faccio un esempio. In un'azienda cinese non conta il successo individuale, conta il contributo che il singolo dà al successo dell'azienda. Il goal, l'obiettivo, non può essere quello dell'individuo, ma deve essere quello del gruppo. E badate bene, questo vale anche a livello poi del benessere della società in generale. L'individuo deve dare il suo contributo alla municipalità, deve dare il suo contributo alla regione, deve dare il suo contributo allo Stato. Tutti cerchi concentrici, se volete, che ricadono sotto la logica di una famiglia allargata. Sono come una famiglia allargata, Cioè, insomma, sicuramente questo ha dei problemi molto seri, pone problemi molto seri riguardo al tema dei diritti, individuali. Vi faccio un esempio anche molto... è una riscoperta oggi in tutto il continente asiatico, pur nelle sue differenze enormi, e vi è una sorta di tendenza a riscoprire i valori asiatici, alla riscoperta dei valori asiatici, cioè i diritti del collettivo valgono più dei diritti individuali. Questo pone un problema molto serio. Anche in Giappone, una cosa che è accaduta alcuni anni fa, e l'ho letta in vari giornali francesi in particolare, ma in Italia è stata riportata questa nuova notizia, che invece era molto importante, soltanto da un quotidiano, dal Corriere della Sera. Tutti gli altri quotidiani, appunto italiani, l'avevano ignorato. E l'episodio è il seguente. E siamo in una scuola di Tokyo, una scuola come questa. E il direttore della scuola chiede agli allievi di intonare l'inno giapponese, ma anche agli insegnanti. Una insegnante si rifiuta di cantare in coro l'inno giapponese, dice: non me la sento, nonna. Il direttore la sospende dall'insegnamento, e lei si appella alla Corte Suprema, che è l'equivalente della Corte Costituzionale in Giappone, e si appella in nome del diritto individuale di unirsi a un coro o non unirsi. La Corte Suprema giapponese, voi sapete che sentenza ha dato? È una cosa di pochi anni fa, 3-4 anni fa, Ha dato ragione all'insegnante o ha dato ragione al direttore, secondo voi? Provate al direttore. Con che motivazione? Dicendo che l'insegnante si appellava a diritti umani, però di segno individuale, secondo la lettura dei diritti umani data dall'Occidente, secondo invece i valori asiatici, Asian values, no? Secondo i valori asiatici, i diritti della comunità e del collettivo precedono i diritti dell'individuo. Guardate, qui è una... noi siamo al cospetto di una
una situazione all'interno dello scenario globale in cui l'economia viene declinata in diverse forme geoculturali. Vi è oggi una non vi è unicamente una geopolitica, ma vi è anche una geocultura, una geoeconomia. Non si capisce nulla oggi della geopolitica senza compiere analisi e comparazioni di tipo geoeconomico e geoculturale. E badate, uno... Sì. No, ma è interessante invece. È molto... Allora, siccome i ragazzi, in base a quello che avevano fatto, mi hanno mandato per WhatsApp, SMS le loro domande, adesso mi sembrava che ci stesse bene la domanda di Elisabetta. Elisabetta Garbellini del 5C, è qua, eccola. Come preferisci, se vuoi la leggo io da qua o vieni tu. Allora, lei mi scrive: Taylor afferma, naturalmente la domanda è rivolta a te, l'esistenza di un imperialismo culturale, ovvero di un atteggiamento di immodestia antropologica e culturale che affligge la società occidentale, proprio rispetto a quello che diceva. In questo modo il confronto e l'accettazione del diverso da me avvengono riconducendo gli altri al nostro punto di vista. Allora, quali sono a suo avviso, professore, i rischi di un imperialismo culturale che, con la sua visione eurocentrica della storia del mondo, pone in secondo piano la specificità culturale dell'altro? No, mi sembra una domanda molto, molto azzeccata, molto centrata e un po' legata alle cose che ho cercato di dire anche durante la mia esposizione. L'Occidente tende a guardare le altre civiltà come se le altre civiltà dovessero e potessero essere valutate a seconda della maggiore o minore conformità al modo di vita occidentale. Questa è la cosa. Cioè, ora l'Occidente sicuramente ha creato delle cose importanti, non è che non abbia creato delle cose importanti l'Occidente, ha creato l'idea anche della... Sicuramente l'idea della libertà individuale è stata sicuramente un fatto importante, e l'idea del valore della vita della singola persona, cioè il valore della singolarità, questo è fondamentale. Dove? Però non è la civiltà che abbia creato tutti i valori universali importanti. Ad esempio, io ritengo che la idea della dignità dell'individuo, della dignità dell'individuo, come è stata sviluppata da alcune tradizioni poi della cultura indiana, quella è fondamentale. Cioè, il valore, c'è il significato quasi, se volete, spirituale, no? Che somiglia molto a una idea quasi trascendente della singolarità. Per altro verso, l'idea dell'amicizia che noi troviamo in una civiltà che l'Occidente ha sterminato, la civiltà degli indios americani. Noi abbiamo sterminato una civiltà, dobbiamo rendere la scoperta dell'America è stata una conquista genocidaria, è stato un genocidio, l'Occidente ha compiuto, prima di Hitler, dei terribili genocidi. Il genocidio degli indios è stata una cosa spaventosa. Ora, gli indios avevano una idea dell'amicizia. Intanto, per gli indios americani, l'amicizia era trasparenza assoluta, cioè un ideale di trasparenza, di trasparenza totale. E
più si era intimi come amici e più doveva esserci rispetto reciproco, esattamente un po' il contrario di quello che avviene nell'Occidente moderno. Nell'epoca classica antica era un po' diverso, ma nell'Occidente moderno la maggiore intimità autorizza almeno rispetto, mentre lì c'era proprio la idea dell'amico che era un dio rispetto a sacralità dell'amicizia, sacralità dell'amicizia, un po' come l'homo homini deus di Spinoza, homo homini deus, cioè l'amico ha in qualche modo una prerogativa sacrale e la relazione con l'amico deve essere una relazione improntata all'assoluta trasparenza e sincerità e al rispetto reciproco. Guardate bene. Sì. Dunque, ci sono domande diverse, no? Sì. Ti farei una domanda che invece Pier Mario, che là, mi ha mandato. Fatti vedere, non ti nascondere. Lui è del quinto A invece, scientifico. E dice, lei professor Maramao parla di globalizzazione come di un passaggio ad Occidente in cui vanno perdute culture e tradizioni più che millenarie e in cui l'uomo tende a perdere la propria identità storica, sopraffatto da una cultura occidentale che tende all'omologazione. Come può dunque l'essere umano liberarsi da questa sorta di gabbia dorata che lo vuole servo inconsapevole per difendere la propria cultura che lo distingua dagli altri e da una occidentalizzazione forzata voluta dall'alto? Sì. Beh, guardi. Scusa un attimo, ragazzi, sì. Allora vorrei che capisse bene che questi temi di cui stiamo occupando, che il professore ci ha fatto. Beh, la professoressa ha già dato una parte importante della risposta. Allora, il passaggio a Occidente nella mia analisi significa non soltanto che si trasformano le altre culture, ma che nel passaggio si trasforma anche l'Occidente. Le nostre società attraverso... cioè, il passaggio non è a senso unico, ecco, sta avvenendo una radicale mutazione delle nostre società. La composizione non soltanto sociale delle nostre società. Noi eravamo abituati nel corso dei varie fasi di modernizzazione a un mutamento della composizione sociale. Ora stiamo assistendo a un mutamento della composizione culturale delle nostre società. Sono diventate delle società, come si dice, multiculturali naturalmente, e dobbiamo cercare di relazionarci alle altre culture proprio per poter valorizzare, salvaguardare gli aspetti rilevanti della nostra tradizione, la parte migliore della nostra tradizione.
l'Occidente spesso si è comportato rispetto alle altre culture come un soggetto che valorizza non la parte migliore, ma la parte, diciamo, meno feconda, più triviale, più prepotente della propria tradizione. Quella egemonica, la tendenza egemonistica e imperialistica, come diceva prima la domanda della ragazza. Niccolò Palla, chi è? Chi è Niccolò Palla? Eccolo laggiù, manda un WhatsApp in diretta, Giacomo. Dice: ma allora quale modificazione di fondo produce l'attuale globalizzazione anche a livello della produzione e delle condizioni di lavoro che vengono imposte secondo un modello che vira appunto ad Occidente, secondo te? E mi invita adesso ad affrontare un tema molto legato proprio all'economia, al mercato del lavoro. Allora, e tutta quanta l'economia globale, lo vediamo dalla decisione della Fiat, che è di questi giorni, è legata alla delocalizzazione. Alla delocalizzazione. La delocalizzazione cosa significa? È un uso che avviene da parte del capitalismo globale, è un uso delle diseguaglianze globali, cioè è un uso cinico della diseguaglianza. E che consiste l'uso cinico della diseguaglianza? Io delocalizzo in quanto lì ho condizioni più favorevoli, o perché delocalizzo in Oriente o in America Latina e i lavoratori sono pagati di meno, o perché delocalizzo negli Stati Uniti e le tasse sono minori. Ci sono quindi due forme di delocalizzazione: perché il lavoro ha un costo minore o perché il regime di tassazione è più conveniente. Volete che ve la dica tutta? Io sono convinto che la logica che sta prevalendo nell'economia globale non è più la logica della razionalità capitalistica come era stata vista criticamente da Marx o analizzata da Max Weber e da altri, che era bene o male una razionalità. Oggi invece le scelte capitalistiche globali, ma questo è il mio punto di vista, dipendono soprattutto da altre priorità che sono legate al governo e al controllo della popolazione. Una cosa molto brutale, vi dico una cosa brutale: quali ragioni di razionalità economica ci possono essere nel mantenere questa massa sempre più ampia di giovani, ma anche di meno giovani, precari e disoccupati? Sapete qual è il costo economico sulla società di una moltiplicazione così vertiginosa del numero dei precari e dei disoccupati? Costi enormi. Le ricadute sono enormi, ricadute proprio in termini di costi. Dal punto di vista della razionalità economica non vi è alcuna ragione per mantenere tanto precariato e tanta disoccupazione. Per tacere poi delle ricadute sul sistema sanitario, oltre che sulle varie forme di assistenza, quando i disoccupati sono disoccupati anziani, dai 50 anni in su. E allora la ragione è semplicemente una ragione di controllo della popolazione. Questo è un po' duro quello che vi dico. Si governa meglio la popolazione attraverso forme di divisione, di diseguaglianza e di ricatto. Un precario è più facilmente controllabile di uno che ha un posto di lavoro fisso e garantito. È molto più facilmente controllabile.
E quindi vi è proprio una esigenza di governo. O, diciamo, questo ci porta un attimo a considerare in che misura le politiche degli stati, perché ci sono ancora gli stati, le politiche degli stati siano complici di questa logica di governo globale della popolazione, violento, di divisione, che è un governo assolutamente, violento. Cioè un governo violento della popolazione, che si fonda non tanto sulla repressione, ma si fonda invece sulla divisione sistematica della popolazione. Guardate bene, i giovani precari e disoccupati, voi giovani che vi auguro di vivere in anni in cui avverrà un cambiamento anche grazie a voi. Voi, cioè, appunto, i giovani precari e disoccupati sono letteralmente narcotizzati dalle pratiche di governo. Guardate bene, nessuno vi reprimerà se vi ubriacate o vi drogate, mi auguro che non lo facciate mai, se vi ubriacate e vi drogate appunto davanti a un pub, ma interverranno subito brutalmente se farete una manifestazione con parole d'ordine incisive contro determinate appunto strategie. Questa è la verità, ahimè. Mi sembra allora che vada bene la domanda di Jacopo Accolle qua davanti, che mi aveva inoltrato questo quesito. Tutti i fenomeni di politiche antagoniste alla globalizzazione non sono in certa misura funzionali a questa? O per meglio dire, non è la globalizzazione a produrre essa stessa il dissenso per rendersi necessaria? Del resto, il dissenso non viaggia e non si alimenta sullo strumento principe della globalizzazione, che è il web? Guardi, lei pone un problema molto serio. Allora, in primo luogo, è il web, che è uno strumento fondamentale, vi devo avvertire di una cosa. Il web, che a me piace molto, io, pur essendomi formato per ragioni anagrafiche con la penna stilografica e con la macchina da scrivere lettera 22 Olivetti, poi ho scritto il mio primo libro negli anni 80 con un computer, quindi è appena è venuto fuori il web ho cominciato anch'io a navigare, perché il web presuppone molta più preparazione di quanto non ne presupponga la visita in una biblioteca. In che senso? Perché richiede una capacità critica di discernere le molte cose buone e importanti, informazioni e anche contributi critici importanti che circolano nel web, dalle fandonie incredibili che nel web pure ci sono. Ogni tanto arrivano dei miei studenti con delle tesi di laurea e io dico: ma dove ha preso questa data? Anche date sbagliate, questa data sbagliata dove l'ha presa? Ma non è sbagliata, professore, l'ho presa, l'ho scaricato da internet, eccetera. Sì, ma è sbagliata, informazione sbagliata. Allora, il web presuppone, allora, se la, come dire, la visita di una biblioteca, la frequentazione di una biblioteca, appunto, chiede un sapere critico, a maggior ragione questo sapere critico lo chiede il web. Poi, tra parentesi, scusami, è per questo che dovreste studiare bene con noi, professori di filosofia e storia, perché se c'è una disciplina principe per una vostra formazione in senso critico, evidentemente è la filosofia. Allora dovreste tutti pensare, voi che siete liceali, che voi che solo al liceo potete apprendere questa disciplina, avete un privilegio, come dicevo anche l'altra volta, il privilegio di venire in possesso di strumenti per l'interpretazione del reale, ma anche per l'acquisizione delle conoscenze con un vaglio adeguato,
avete un privilegio che altri studenti che fanno, che seguono altri indirizzi non hanno. Dovreste capire che la quantità di conoscenze storiche legate a questa disciplina è in realtà un procedere lento, graduale, ma sistematico di accumulo di strumenti intellettuali che vi consentano quell'approccio critico di cui il professore parlava. Speriamo che vi appassioniate ancora ad una lettura filosofica dopo. Siete tutti in uscita, tutti vicini alla maturità, molti pronti per i test di medicina o di ingegneria. Ma come vi diceva all'inizio il professore, questa è la disciplina che invece serve proprio laddove l'esercizio della professione è molto specialistico, è molto tecnico, per non dimenticare che i principi sono nei fondamenti della filosofia, sì, o mi sbaglio? Perfettamente vero, io ho detto, dico spesso ai ministri della università, che la filosofia ha una capacità se vogliamo usare un termine che a me non piace tanto, se la società contemporanea cerca dei lavoratori dotati di flessibilità, la filosofia è lo strumento flessibilizzante per eccellenza, perché se io mi specializzo in una tecnica e la tecnica dopo 5 anni è sostituita da una tecnica nuova, devo rimparare tutto da capo. La filosofia ti permette il passaggio da una situazione a un'altra, ti permette un transito da un'organizzazione dei saperi speciali a una nuova organizzazione dei saperi speciali, quindi rende duttili, rende più flessibili, anche dal punto di vista di chi vuole la produttività. Ma per tornare a ritroso alle domande un attimo, perché c'era una cosa molto importante. Allora, il problema della informazione, al di là di tutto questo, ma è un problema questo che non riguarda unicamente il web, ma anche altri organi di informazione, come soprattutto la televisione. Quell'effetto di ignoranza che un tempo era determinato dagli arcana imperi, dai segreti, oggi è determinato invece da un flusso invertebrato di notizie, una specie di tsunami di informazioni che noi abbiamo senza gerarchia di rilevanza tra queste informazioni. Questo lo vediamo anche nei telegiornali, no? C'è la notizia importante, dopo c'è la notizia del gossip, poi c'è la notizia dell'omicidio che è accaduto in provincia, poi c'è la notizia della, non so, di una cosa stranissima, di un'invenzione strana che è venuta fuori, che ne so io, alle Bahamas, eccetera eccetera, un modo di fare il turismo diciamo nuovo, offerte nuove, eccetera eccetera. Alla fine del telegiornale, se mi doveste dire quali sono le notizie più importanti, io stesso avrei difficoltà a dirvele, immagino anche voi. Ultimo punto, che anzi era il primo punto, quello della non sarà che la globalizzazione, ecco, sì, utilizza. Allora, qui c'è un punto abbastanza, allora evidente che il governo globale, che è ormai indistinguibile dall'economia, e badate bene, il termine mercato oggi è diventato un termine fondamentalmente ideologico. Non conta più il mercato, conta più il mercato, contano unicamente le scelte di governo funzionali al controllo della popolazione. Dentro questo c'è naturalmente l'uso del dissenso, ma anche l'uso dei conflitti. I conflitti vengono spesse volte utilizzati. E badate bene, vi è una creazione, accanto all'invito al godimento che viene fatta a voi giovani in funzione narcotizzante,
le famose armi di distrazione di massa, le famose armi di distrazione di massa. Vi è però un altro mezzo che viene adoperato, ed è il mezzo, ed è fondamentalmente il mezzo della creazione di stati di emergenza artificiali, di stati di eccezione artificiali, quelli che io chiamo stati di eccezione formattati. Ogni volta che c'è una situazione critica, scatta il format. Abbiamo, che ne so io, gli anarco insurrezionalisti da quella parte, dall'altra parte si ingigantisce il fenomeno della manifestazione di, non so, 200 di Casa Pound e via dicendo, oppure la ribellione degli immigrati nel Bergamasco. Insomma, sono tutti quanti stati di emergenza confezionati ad arte, drammatizzati. Quindi voi vi trovate davanti a situazioni in cui come pensiero critico avete la necessità di distinguere tra le emergenze effettive e le emergenze invece confezionate ad arte. Emergenza effettiva una c'è, ragazzi, effettiva c'è una, oltre al lavoro che è un'emergenza effettiva e che dovete affrontare proprio in questa chiave, nel senso che è più, allora, il bene comune della società dovrebbe spingere a una redistribuzione delle funzioni lavorative, a parte il fatto che io sono per tutto il mondo occidentale a favore del reddito di cittadinanza garantito, nel senso che bisogna togliere ogni cittadino che vive nei paesi occidentali deve avere assicurato un reddito di cittadinanza garantito, quella base essenziale, e questo secondo me favorirebbe da parte di voi giovani la scelta poi della via migliore per lavorare, perché il rapporto vero non è il lavoro purché sia, è il rapporto tra il lavoro e il talento che voi avete, e questo è un dato dal mio punto di vista essenziale. Ma la vera emergenza però è un'altra oltre che il lavoro. Il pianeta non sopporta più questo modello di sviluppo, non lo sopporta più. Voi sapete che se le cose vanno avanti in questo modo, voi sarete la prima generazione che nel corso della vostra vita avrà un'esperienza molto sgradevole, che non potrete più aprire il rubinetto di casa e avere l'acqua. Lo sapete? E sapete cosa questo può significare? Che non potete più aprire il rubinetto e avere l'acqua? Lo sapete che con ogni probabilità, se questo modello di sviluppo va avanti, migliaia e migliaia di specie animali scompariranno nel prossimo ciclo di generazione, prossimi 25 anni? E voi sapete, dico, ma se uno dice, ma che me ne importa degli animali? Noi siamo umanisti, ci centriamo sull'uomo. Voi sapete che se un giorno scomparissero le api, il genere umano scomparirebbe nel giro di 20 anni, in quanto le api svolgono una funzione di equilibrio ecologico per la distruzione di alcuni parassiti che è essenziale. La nostra esistenza nel mondo è condizionata dal mantenimento di un coefficiente elevato di biodiversità, altrimenti anche noi scompariremmo. Saremmo immediatamente preda delle malattie più incredibili. Malattie più incredibili. E poi vi è dell'altro. La presenza della biodiversità, sia delle vegetazioni, delle piante che degli animali, è fondamentale anche per la nostra stessa vita, per la nostra stessa forma di vita.
senso che la nostra forma di vita si modella culturalmente in rapporto all'emotività, all'esperienza emotiva che ci è trasmessa dalla diversificazione delle specie animali. Cioè gli animali sono importanti per il nostro immaginario, ma anche per le nostre emozioni, non soltanto quando abbiamo un animale a casa, eccetera, ma anche in quanto il sapere che quegli animali ci sono, vivono, popolano il mondo con noi, questo è fondamentale per poter anche continuare ad avere una cultura del nostro essere nel mondo piena, ricca. Un mondo senza animali sarebbe un mondo non soltanto estremamente povero, ma un mondo che alla fine giungerebbe a togliere via di mezzo anche noi. Quindi noi abbiamo quest'altra emergenza, quella che è l'emergenza lato senso ecologica, ma che è un'emergenza molto seria, cioè dobbiamo rispettare questo pianeta, dobbiamo riapprendere la etica del limite, che non vuol dire etica del limite ritornare al Medioevo, significa che dobbiamo puntare a un incremento della qualità e non della quantità. Ad esempio lo sviluppo di tecnologie più sofisticate, di saperi più sofisticati, di strumenti tecnologici più sofisticati. Questo non è un di meno, è un di più. Quando il mio amico Serge Latouche parla di decrescita, io dico decrescita sì, nel senso ovviamente del venir meno del modello di sviluppo connesso alla imposizione della crescita quantitativa, ma non venir meno della crescita della conoscenza e non venir meno della crescita della capacità tecnica del nostro rapporto col mondo. Tecniche più sofisticate sono fondamentali, il fatto che io riesco a contenere dentro la chiavetta, eccetera, un'intera enciclopedia con classici, eccetera, dentro uno strumento piccolo, in questo modo io lo vedo un fatto estremamente utile e positivo. Da questo punto di vista, crescita della conoscenza, crescita del sapere e della competenza tecnica, ma etica del limite nei confronti del mondo in cui viviamo, dell'unico mondo che ci è dato di vivere. Lui ha fatto segno da molto prima che voleva chiedere una cosa. Il tuo nome? Fernando De Stefanis, quinto B europeo. Vorrei sapere perché vi diverte. Adesso comincio a fare i nomi di tutti uno per uno. Dai. Complimenti, è tedesco, scusa, ma questo non lo sopportiamo. Weber. Quando lei dice Volkswagen, come pronuncia? Lì la W la pronuncia correttamente come Wagen. Non perdiamo il filo, però, attenzione. Poi leggerò anche i WhatsApp che sono arrivati in diretta mentre parlava il professore. Ragazzi. Educazione prima di tutto. Guardi, non è in contraddizione con le osservazioni che facevo prima. In che senso? Nel senso che
La selezione che i cinesi operano non è tanto, non è simile alla libertà d'iniziativa dell'individualismo occidentale, ma è piuttosto, come lei ha sottolineato molto bene, allo spirito di sacrificio, che deve però manifestarsi all'interno del collettivo. Cioè, un po' c'è una visione simile a quella che prevale nei corpi militari. Nei corpi militari, se lei fa nel corpo militare, è chiaro che un corpo militare premia quelli che appunto sono più capaci di dedizione, di sacrificio, però all'interno del corpo. La logica del corpo è fondamentale, come noi l'abbiamo avuta in Occidente prima della modernità. Il capitalista è sicuramente, nella visione di Weber, un uomo che si sacrifica, però è l'individuo libero, individuo della libera iniziativa. E in che senso però si sacrifica? Si sacrifica non in rapporto a un gruppo, non in rapporto a un corpo. Lui è solo. Si sacrifica in rapporto al godimento, cioè non pretende di accumulare ricchezze per goderne, ma accumula le ricchezze per reinvestirle, per reinvestirle. Vi è quel fenomeno della rinuncia, cioè la rinuncia alla soddisfazione individuale, cioè l'imprenditore capitalistico weberiano è anti-edonista per eccellenza. Antiedonista per eccellenza. Quelli che hanno visto l'anno scorso la mostra di Vermeer ricorderanno la rappresentazione di questa non esibizione, no? Che vediamo anche nelle tele. Su questo allora c'è la replica sempre via WhatsApp di Pier Mario: ma tutti i grandi imprenditori cinesi hanno studiato in Occidente, allora in realtà è una combinazione di Occidente e Oriente. È sempre così, ma nel senso che intanto Occidente, io l'adopero naturalmente, come adopero Oriente, sono dei contenitori troppo generali e generici. E la coppia, cioè quello che è importante è che la coppia Oriente-Occidente è un prodotto della cultura occidentale. Questo che bisogna comprendere. Cioè la coppia Oriente-Occidente nasce già con Erodoto, perché i greci hanno avuto per primi la esigenza, per poter autoidentificarsi, per potersi autodefinire, hanno sentito il bisogno di contrapporsi a un'alterità, che era l'alterità orientale, autorità che era essenzialmente quella dei persiani, no? Ma la coppia Oriente-Occidente è una coppia interna all'Occidente stesso. È l'Occidente che determina questa coppia. Un po' quello che poi avviene invece in maniera ancora più materiale con il colonialismo, quello che dicevo prima, no? L'altro è condizione costitutiva della identificazione di noi stessi. Noi non possiamo identificare, e il greco si identifica in base al rapporto con l'altro. Guardate bene, il greco, l'europeo, termine che c'è già in Erodoto, gli europei, che sono poi di fatto i greci, è libero, mentre l'orientale, il persiano, è schiavo. L'Occidente è una penisola, è una sorta di propaggine che si è staccata dal grande ventre asiatico. Si è staccata dal grande ventre asiatico, propaggine che si è staccata via. L'Occidente si proietta verso il fuori, avventura della marginalità, quasi della pirateria verso l'esterno. E quindi l'Occidente è produttivo, l'Oriente è seduttivo. Ma a questo punto, vedete, arriva queste, un WhatsApp, però lo sfruttamento in Oriente... No, appunto, dico, ma
è uno stereotipo occidentale questo, stereotipo occidentale. Non è affatto vero che l'Oriente, insomma, che l'Oriente sia quello che... C'è un libro molto importante di uno studioso di origine palestinese che ha insegnato per molto tempo alla Columbia University di New York, prima di morire alcuni anni fa, che ha scritto un libro intitolato Orientalismo, dove ha stigmatizzato lo stereotipo dell'Oriente che è prevalso in Occidente. L'autore si chiamava Edward Said ed è un libro molto istruttivo che vi consiglio di leggere. Perché era uno stereotipo rassicurante. Esattamente. Allora, sempre dalla in fondo, ci fa piacere che anche i ragazzi di quarta che si sono uniti a noi dopo mandino un messaggio. Quindi prima, a proposito di sfruttamento, era Vito. Adesso Adriano Spadari, Michele Gerometta, sempre di quarto, C, scientifico. Professore, ma nella storia del mondo ogni 30-40 anni c'è stata una guerra che ha, tra virgolette, riequilibrato le nazioni. Sono 70 anni che, malgrado i molti conflitti, non si verifica un conflitto così pesante, così, tra virgolette, di nuovo degno di nota. Dobbiamo addirittura pensare che forse un conflitto dovrebbe essere considerato necessario per un riequilibrio demografico? E ancora, visto che la Terra non riesce a sopportare 8 miliardi di individui, possiamo parlare di sviluppo sostenibile, controllo delle emissioni, green economy, quando poi Rio 92 non ha portato a molto, protocollo di Kyoto e ancora Rio 2012. In realtà noi italiani abbiamo avuto un qualche peso. Se non ci fosse stata la mediazione riconosciuta a livello mondiale della delegazione italiana, forse non si sarebbe arrivati proprio a nessuna conclusione. Lei che ne pensa? Ma sull'ultima cosa sono sicuramente d'accordo con lei, e sull'analisi, fate un segno, eccoli là. Sì, sull'analisi storica e geopolitica disincantata che voi fate, e non è che non mi venga in mente spesso questa cosa. Io sin da ragazzo ho studiato grandi teorici della geopolitica come Carl Schmitt, un filosofo, un giurista, filosofo della politica e del diritto, del pensiero, del grande pensiero reazionario del Novecento, anche aderito al nazismo, nel senso che, pur non essendo di ideologia legato al nazismo, ha avuto responsabilità, ma che io, pur avendo idee estremamente contrarie a quelle di Schmitt, ho valorizzato molto nei miei lavori. Schmitt ha una visione disincantata della... Sì, quello che lei dice o che voi dite, non so, l'avete scritto in tanti, sì, questa, sì, quello che voi scrivete è una cosa alla quale ho pensato spesso. Pensato anche a Raymond Aron, un altro grande autore che ha riflettuto sul rapporto tra la pace e la guerra, tra le nazioni. E sicuramente sì, nella storia, ahimè i casi di sovrappopolazione locale o in questo caso globale si sono risolti sempre con guerre o con massacri o con conquiste, eccetera. E oggi io non escludo un rischio di questo genere. Una guerra catastrofica ci potrebbe essere se l'umanità non riesce ad abbandonare questo modello di sviluppo centrato sulla crescita esponenziale. E allora l'unica soluzione a quel punto sarebbe, come dire, la guerra, il massacro, la violenza di massa. Io penso che però la forma bellica, la forma della guerra nel corso dei secoli è cambiata ed è diventata soprattutto nel Novecento una guerra endemica. Non è che non ci siano guerre,
Abbiamo avuto guerre anche. No, per la verità, ragazzi, vi informo che non c'è stato un giorno, un solo giorno dalla fine del secondo conflitto mondiale che nel mondo non ci fosse una guerra. Sempre stata guerra, c'è stata guerra anche dopo il 1989, l'abbiamo avuta nell'ex Jugoslavia, abbiamo guerre continue in Africa, abbiamo guerre guerriglie in America Latina. Abbiamo guerre e guerriglia in Asia costantemente, abbiamo forme di pirateria che sono in qualche modo forme di guerra condotte con altri mezzi. E quindi oggi le linee di confine tra guerra, guerriglia, pirateria, forme varie di insubordinazione, forme secessioniste, logiche di movimento, come dire, secessioniste, cioè tutte quante linee di confine che tendono a sbiadire, non è più come una volta, non abbiamo più delle linee di confine nette tra la guerra, per la semplice ragione che oggi non è più la logica della statualità e dei confini netti a prevalere, ma è invece la logica della mobilità. Con questo non penso che viviamo nell'epoca, come scrive un sociologo di moda come Bauman, nella modernità liquida. La modernità liquida non mi ha convinto. Il nostro mondo globale è un mondo tutt'altro che liquido. Certamente ci sono i flussi, ma avete mai pensato se una corrente può stare in piedi senza una fonte? Come la luce elettrica, la corrente elettrica presuppone una fonte. Certo che è una corrente, ma dov'è la fonte della corrente? Allora è importante oggi andare a vedere quali siano le fonti che danno luogo ai flussi di conflitto endemico di questa postmodernità globale. Allora adesso vorrei farti una domanda un po' più, insomma, impegnata. Riccardo Trocino, che qua davanti, dice: secondo Levitt interpretare la storia implica un tentativo di comprendere il senso dell'agire e del patire degli uomini. Questa lettura storica, che comporta un'analisi escatologica e cerca di trovare un finalismo nella natura, viene a scontrarsi con l'interpretazione marxista della storia, ovvero con il materialismo storico. Lei, quindi la domanda è precisamente a te, alla tua posizione. A cosa si sente più vicino? A quale prospettiva? Mi sento sicuramente più vicino a Levitt che non al marxismo tradizionale, perché, come dice Walter Benjamin, un autore post-marxista che io amo particolarmente, per Marx, che era un uomo dell'Ottocento, quindi un uomo della modernità industriale, la natura esiste gratuitamente. La natura esiste gratuitamente, è soltanto un deposito di materie ed energia per la produzione, no? Quindi vi è una visione, se si vuole, onniproduttivistica, così come anche vi è l'idea che Marx ha del comunismo come la capacità di soddisfacimento in pratica illimitato dei bisogni, no? Io sono invece con Levitt, cioè ritengo che è necessario andare oltre questa visione assolutistica della storia, della storicità, del tempo storico, e ritornare a considerare la storia come un evento che accade all'interno della cornice naturale. Quindi riacquisire il senso del limite, cioè il fatto che quello che noi facciamo accade soprattutto nel contesto della natura, nel contesto. Noi siamo degli animali, noi siamo animali e facciamo parte dunque della natura. Siamo una specie animale ben precisa, ben connotata. Un'ultima cosa. Io sono per molti versi d'accordo con Hannah Arendt contro Marx sull'idea che in futuro vi potrà essere un'estinzione
della politica oltre che dello Stato. Io penso che lo Stato è destinato, come noi lo conosciamo, come forma di associazione moderna, sovrana, è destinato piano piano a scomparire, dando luogo a nuove forme di associazione più ampie, tendenzialmente universali e cosmopolitiche. Ma non penso che la fine dello Stato possa coincidere con la fine della politica. Io penso, a differenza di Marx e con Hannah Arendt, che la politica è la forma eterna della organizzazione dell'esistenza comunitaria tra gli uomini, che noi avremo sempre più bisogno di politica. Avremo bisogno di politica proprio per riuscire a tenere insieme le innumerevoli differenze di cui la società è ricca e di cui deve restare ricca anche in prospettiva, anche in futuro. Allora, se mi posso permettere, un filo rosso lega gli interventi che noi abbiamo previsto. Come avete sentito, il professore ha concluso con una cosa che è anche un ammonimento, no? La politica in senso alto, evidentemente, nel suo significato più profondo e carico, ci arriva dal mondo greco. Questo filo rosso lega quello che abbiamo affrontato la volta scorsa, cioè il tema della responsabilità rispetto al pianeta, innanzi Jonas, e come sapete il 10 marzo, ve l'ho annunciato, incontreremo la professoressa Panzera su Hannah Arendt. Quindi vedete le ragioni di questo cammino che stiamo facendo. E la domanda la faccio io: sei con Hans Jonas rispetto al tema della responsabilità? Allora, io sono a favore della rivalutazione del principio responsabilità come attenzione alle conseguenze del nostro agire. Non mi piace di Jonas l'euristica della paura, cioè io penso che dobbiamo andare verso una etica della responsabilità sia economica che politica, che sia in grado di riaprire il futuro, cioè e quindi anche, come dire, che sia produttiva di senso. Io sono per una responsabilità connessa a un reincantamento della politica, cioè il disincanto è fondamentale, Max Weber ce lo ha insegnato, è importante guardare la realtà com'è, è importante partire dagli esseri umani come sono nella loro vita reale e non come vorremmo che fossero, contro le visioni un po' astratte e moralistiche, perché io penso che gli esseri umani, donne e uomini, come effettivamente sono molto più belli di come li immaginano i moralisti, anche coi difetti, i vizi che hanno, eccetera. Quindi ripartire dalle forme di vita concrete, ma per andare oltre il disincanto, perché oggi il disincanto, io sono stato, voi non c'eravate ancora al mondo, uno dei più fervidi sostenitori della passione del disincanto nel senso weberiano, quando la politica era bloccata dalle ideologie fino agli anni Ottanta. Ma ora che le ideologie sono crollate, battere ancora sul tasto del disincanto significa portare acqua al mulino del cinismo politico imperante. Dunque io sono per una responsabilità che si connetta a un reincantamento della politica, cioè la politica deve tornare a essere un orizzonte di senso dell'agire individuale e collettivo, deve tornare a essere un orizzonte di nuova relazione tra le generazioni, di una relazione intergenerazionale, anche conflittuale. Chi vi parla si è formato nell'epoca della contestazione studentesca, noi ci siamo ribellati nei confronti dei nostri padri, ma il conflitto è una forma eminente del dialogo, il conflitto è una forma eminente della relazione. E oggi il rischio tra le generazioni è l'indifferenza, non il conflitto, la incapacità di tradurre i propri linguaggi. E quindi reincantare la politica significa ridare senso al nostro agire,
ma anche ristabilire un rapporto anche conflittuale tra le generazioni, trovare un terreno anche linguistico comune e simbolico comune per poterci rincontrare. Allora, per concludere, possiamo dire a questi ragazzi che per la maggior parte sono maggiorenni o lo stanno per diventarlo e quindi diventano cittadini votanti, che devono rinnamorarsi della politica come azione forte che li riguarda direttamente, che deve essere qualcosa che li coinvolge perché riguarda loro stessi. E dovete fare questo, cioè qualche modo partecipare anche conflittualmente e appunto ritenere la politica una dimensione nobile, non lesinare le vostre critiche quando vedete dei governanti che sviliscono la politica. Quindi non smettere mai di esercitare l'opposizione e il sapere critico, quello è fondamentale, ma non astenetevi mai, perché l'astensione significa dare mano libera a chi invece mette le mani sui governi. Benissimo, grazie. Allora ringraziamo il professor Giacomo Marramao per questa interessantissima lezione che ciascuno di noi naturalmente nelle proprie ore cercherà di riprendere in mano, anche perché ragazzi credo che ci siano molti spunti per fare quello che vi abbiamo suggerito di fare, usare la strumentazione critica che vi forniamo per interpretare il presente. Grazie ancora Giacomo Marramao.